lei cambi da qualcosa. Cioè, che vuol dire? No, vuol dire nel senso, no, nel senso di farlo nelle vacanze. Presunte bustarelle per saltare le liste d'attesa. Scoppia lo scandalo all'ospedale di Padova. La bufera ha travolto questa volta il professor Pietro Litta, luminare della ginecologia, che avrebbe proposto il pagamento di 2.000 euro per svolgere in tempi rapidi un intervento di chiusura delle tube. Il colloquio, avvenuto con una giornalista RAI della trasmissione Petrolio che si è finta paziente, è stato registrato dalle telecamere nascoste. L'incontro si è svolto durante la visita in una struttura privata. Il professor conferma che con il servizio sanitario l'intervento sarebbe gratuito, ma i tempi sono lunghi. Privatamente costerebbe fino a 8.000 euro, poi aggiunge. Cioè, perché lei dice forse si potrebbe trovare un modo per farlo adesso? Però si riesce. Poi i soldi, cioè. Cioè, bisogna che ci trattiamo tra di noi. Mi dica lei. Io un paio di 2.000 euro. 2.000? A lei direttamente? Sì, sì. E poi ci pensiamo, e così riusciamo a farla prima? Facciamo tra... Che questa è concussione? In ospedale. Questa è concussione. Dalle parole sembra esserci dunque una terza via, quella del pagamento di 2.000 euro per accelerare i tempi per un intervento in ospedale. Il medico nell'immediatezza ha negato, parlando di servizio giornalistico montato ad hoc. Oggi però il suo telefono squilla a vuoto. Nell'occhio del ciclone anche la ginecologa Alessandra Andrisani, a capo del centro di procreazione assistita, che avrebbe proposto invece uno sconto alla paziente se rinunciava alla fattura. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera in queste ore avrebbe già sospeso i due medici, ma da Luciano Flor nessuna dichiarazione ufficiale per commentare la vicenda. L'università invece diffonde una nota del rettore Rosario Rizzuto che parla di comportamento lesivo nei confronti di cittadini e dei valori dell'Ateneo e conferma di aver avviato un'indagine disciplinare a fianco dell'azione giudiziaria. La procura avrebbe già avviato un'indagine e entro domani il governatore Luca Zaia presenterà alla magistratura un esposto denuncia.